Eccoci qua, eccovi, ben ritrovati. Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati ancora sul mio canale Mr. Conrad e DC 2000. Intanto un'informazione di servizio. Ho notato che YouTube ha generato automaticamente un profilo che, come Mr. Conrad. Mi sono un po' informato, un discorso di algoritmi. Evidentemente c'erano parecchi video o comunque visualizzazioni su questo tipo di nome, e per cui l'ha creato automaticamente per radunare una serie di miei video. Però l'unico canale ufficiale è questo, perché è depositato, cioè il nome è assolutamente mio. Comunque, vanda alle ciance. Allora, giusto qualche minuto per raccontarvi. Faccio veramente un salto temporale pazzesco questa volta, perché vi vado a parlare di un progetto che non credo non conosciate assolutamente, ma che è quello che mi ha permesso poi di fare un po' tutto quello su cui ho costruito i miei anni da un punto di vista professionale come cantante. Sto parlando del mio secondo 45 giri e mix. Era una formazione, è stato il mio primo affacciarmi alla discografia, e quindi potete immaginarvi, vabbè, era veramente giovanissimo, e quindi era già il secondo brano che abbiamo pubblicato con questa band che si chiamava Tango. Vi faccio vedere, guardate. Ho dovuto guardare l'anno perché non mi ricordavo neanche più esattamente quando l'avevamo pubblicato. La canzone è Dancing in the Moonlight. Tango, eravamo in tre, batterista, chitarrista e io voce, sempre io nella parte di cantante, ma in questo particolare caso, devo essere onesto, non sono stato il compositore di questo brano. E tra l'altro una particolarità è che l'autore del testo è il mitico Tom Hooker, pensate un po', che tra l'altro praticamente eravamo entrambi della stessa casa discografica, e il mio discografico volle, per curare bene la mia dizione in inglese, che lui fosse presente nel momento in cui incidevo il brano. Tant'è che infatti lui era in sala d'incisione, mi correggeva. Io ricordo una cosa molto particolare che mi è venuta in mente, quanto ero preoccupato appunto di avere una pronuncia il più possibile, cioè che si capisse il meno possibile, che ci fosse un accento italiano, anche se comunque mi dicono che in ogni caso è sempre abbastanza percepibile. Poi calcolate che stiamo parlando di veramente tanti anni fa, per cui su certe cose magari si andava anche in maniera un pochino più easy, ecco. Però mi ricordo che una cosa che gli chiesi espressamente a Tom era quella di non mettere la parola heart nel testo, perché mi veniva difficilissimo in quel momento, per sapere perché. E lui mi accontentò. È stata un'esperienza fantastica anche questa, con più coscienza e più come dire, consapevolezza di quello che stava accadendo rispetto al primo brano. Ma quindi credo che ci sia da qualche parte questa canzone su YouTube, andatevela a cercare, Dancing in the Moonlight, Tango, andatevela ad ascoltare, è veramente anni 80 puri, puri, puri. È stata una grandissima produzione, ma oggi non voglio esagerare, ve ne racconterò ancora più nel dettaglio tutte le curiosità che ci stanno dietro prossimamente. Vi aspetto alla prossima e iscrivetevi al canale e mandatemi i vostri commenti e le vostre domande su qualsiasi curiosità. Ciao a tutti, ciao da Corrado.